Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di The Girl and the Robot. The Girl and the Robot è un gioco strano. E con tutte le volte che io dico questa frase all'inizio dei video, a uno verrebbe da pensare, ma perché i giochi strani sono la maggioranza? E il mercato PC, ragazzi, è così. Il PC fa giochi, gente che dice adesso faccio gioco su una banana volante. Allora, la storia inizia con una ragazza, la ragazza del titolo del gioco, che è dentro una prigione. Ad un certo punto arriva un uccellino, questa è l'intro, questa qua è la parte iniziale. Arriva un uccellino, lei lo cura, un vecchietto vede che ha curato l'uccellino e quindi la libera di prigione. E che lei incomincia a scappare. Come c'è finita dentro la prigione è tutto da scoprire. Dopo un po', all'inizio, stiamo parlando sempre dell'inizio del gioco e non vi sto facendo grandi spoiler, sono i primi 5 minuti e direi che il titolo è già uno spoiler. La ragazza libera un robot. Tale robot lei lo comanderà, la seguirà e con l'utilizzo dei nostri due personaggi noi dovremo andare a seguire la nostra avventura. Ok, il sistema di controllo è curioso perché avremo la ragazzina non potrà fare praticamente nulla se non curare il robot e infilarsi in pertugi nei quali il robot non può passare. Dall'altro canto il robot potrà combattere e potrà portare la ragazzina. Questo perché? Perché altrimenti tutto il gioco sarebbe sposta il robot, poi prendi controllo della ragazzina, sposta la ragazzina, poi prendi controllo del robot, sposta il robot, poi prendi controllo della ragazzina, sposta la ragazzina, poi... avete capito? Ok. È difficile, dicevo, parlare di questo Girl and the Robot. Perché? Perché non si capisce se è un gioco, è un'esperienza poetica, è un viaggio nelle ambientazioni. Non lo so, non ve lo so dire cosa sia di queste tre cose, forse un po' di tutte e tre. Non eccelle in nessuna delle tre, non fa schifo in nessuna delle tre. Devo dire che se avete voglia di un gioco che mixi queste tre cose, The Girl and the Robot può essere piacevole. Ed è un gioco fatto di cose belle e cose brutte. Più belle sono più belle sono certe cose, più brutte sono delle altre cose. Prendiamo l'animazione, ok? Prendiamo l'animazione. Le animazioni sono brutte. No, brutte. Se voi vedete come la ragazzina cammina, è animata in maniera brutta, ok? Cioè, nonostante, le animazioni sono estremamente espressive. Sono animazioni brutte usate bene, ok? Che è strano da vedere, perché la cura che mettono nell'animare questi modelli, l'avessero messa nel fare anche i modelli, nell'animarli non solo nelle cutscene ma anche dentro il gioco sarebbe diventato improvvisamente molto più bello, perché vedere delle animazioni così brutte, devo dire che ti butta fuori dall'immersione all'interno di questo gioco. Avrebbero dovuto metterci più cura in questa cosa. L'idea è deliziosa, è proprio carina, vedere l'idea di avere questa bambina protetta da questo robot è veramente carina come idea, ok? Peccato che poi l'idea stessa li penalizzi lasciandoci delle lunghe sezioni in cui andiamo avanti col robot, esploriamo col robot che può difendersi, perché se la ragazzina viene presa da un cattivo è morte e quindi risponde al checkpoint precedente. Che per fortuna sono abbastanza vicini tra di loro, quindi non ci capiterà mai di fare troppe sezioni troppo lunghe. Quindi esploriamo col robot, perché il robot può difendersi. Una volta che abbiamo finito di esplorare, il problema è che o torniamo indietro, raccogliamo la ragazzina e la riportiamo, oppure torniamo a possedere la ragazzina spegnendo il robot dove si trova e ripercorriamo tutta la strada che ha già fatto il robot per raggiungere il robot. Questo capita purtroppo un po' troppo spesso, perché sì, è vero che il robot può trasportare la ragazzina, che può saltare il robot, no, questo mi ero dimenticato di dirlo, però nel momento in cui il robot trasporta la ragazzina è inerme, non può combattere, perché la mano destra che dovrebbe reggere la spada tiene la ragazzina sulle spalle, ok? In una bellissima posizione, carino, però porca miseria, mi costringe a fare questi giochetti che sono piuttosto noiosi.
In alcune sezioni questa cosa è più grave, soprattutto tipo all'inizio che ci sono lunghi corridoi da percorrere, in altre sezioni meno perché magari il level design è fatto meglio, quindi chi deve raggiungere l'altro ha delle scorciatoie. E quindi il robot va, combatte per carità, ma poi apre delle shortcut per la ragazza e la ragazza può arrivare in fretta dove c'è il robot. E questo è molto apprezzato in certe sezioni. Parliamo dell'ambientazione. L'ambientazione è molto carina, ma i livelli sono estremamente spogli. Cioè, nonostante i livelli siano spogli, devo dire che sono messi bene assieme, sono costruiti con una certa estetica e quindi... Non pesa troppo il fatto che siano spogli. Mi ricordo un po' che non c'entra niente, ok? Completamente diverso il feeling. Ma mi ricordo un po' Inside, che anche lì aveva ambienti molto spogli. Molto spogli, e però come erano composti li rendeva comunque evocativi. La trama è tutta da scoprire. Quello che vi ho detto è più o meno quello che sappiamo all'inizio, quindi perché siamo finiti lì, cosa sono questi robot, eccetera, eccetera, sarà da scoprire nel gioco. Peccato anche uno che la trama sia un lungo canalone, quindi dovremmo limitarci a passare zona per zona cercando di capire quale leva apre quale porta e andare lì, picchiare dei nemici, trovare un'altra leva che apre un'altra porta e andare lì, picchiare i nemici, eccetera, eccetera. E che il combattimento sia poco sviluppato. Una volta che capite come funziona la parata, che tra l'altro non ci viene sbloccata subito, ma ci viene sbloccata dopo un po', quindi all'inizio i combattimenti saranno senza la parata, quindi estremamente... direi anche mostreranno tutti i limiti che hanno questi combattimenti, quindi le loro hitbox un po' delle balle, il fatto che non si possa schivare in maniera efficace, ma anche se si schiva si venga colpiti, però a volte schivare funziona, eccetera eccetera. Quando prenderemo la parata tutto sarà molto più semplice, perché basterà parare e poi attaccare dopo l'attacco del nemico, e quindi i combattimenti diventeranno estremamente noiosi, proprio perché non avranno più nessun livello di sfida, nessuna cosa da imparare a fare. Nel complesso, The Girl and the Robot non è un gioco brutto, è un gioco carino. Se avete voglia di un gioco fatto così, cioè se questa voglia di esplorare questa ambientazione, dell'estetica, del rapporto tra il robot e la ragazzina, di tutte le piccole cose, può interessarvi e farvi superare quelle che sono delle meccaniche base purtroppo carenti. Compensate dal resto, ma forse non abbastanza se non è esattamente quello di cui avete voglia. The Girl and the Robot costa 10 euro su Steam, è stato sviluppato dai Flying Carpets e non è un gioco brutto, non fraintendetemi, è un gioco che io mi sento di consigliare a chi ha voglia di un gioco così e assolutamente sconsigliare a chi vuole una cosa che a livello di gameplay, a livello di meccanica, a livello di come feeling del gioco sia impeccabile, perché The Girl and the Robot non lo è. Va bene, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio, noi ci vediamo al prossimo episodio, da Paolo è tutto, ciao!